Mi chiamo Ebrimo, ho 17 anni, vengo dal Gambia. Okay. Mi piace giocare a calcio con i miei amici. È una cosa che è molto importante, anche è facile per conoscersi altre persone. Attaccante perché sono molto forte. Ho segnato tanti gol. Non c'è tempo per giocare a calcio sempre. Perché sto imparando la lingua d'italiano. Ho un corso di segretaria, anche inglese B2 Cambridge International. Pronto? Io sono Youssef, ho 18 anni, sono tunisino. Sto facendo box e voglio diventare un pugile professionista. Mio padre è morto quando avevo 10 anni. Ho iniziato a fare box per difendere mia mamma e mio fratello. Avevo preso il campione di Tunisia, sono entrato nell'equipe nazionale di Tunisia. Youssef l'ho conosciuto tramite un mio amico, un tecnico anche lui di pugilato, e stiamo percorrendo un percorso sportivo insieme. Quando io vado a combattere vengono tutti a vedermi. Io lo stesso vado a vedere loro come giocano. Sono Adem, ho 18 anni, sono tunisino. Mi piace, diciamo, il calcio, il box. Calcio, quando gioco a calcio, cioè, mi divento di più. La box, perché il box mi fa stare bene. Mi ha chiesto se poteva usufruire di fare una prova a livello di pugilato. Io gli ho detto certamente di sì. È molto, molto formativo, soprattutto per questi ragazzi. Se sei stanco e pensi tanto, vai a fare uscire tutto in palestra. È difficile allenare durante Ramadan, perché... Però questo è già allenamento, qua. Perché non devi pensare che non hai energia per allenare. Perché non venite all'iftar con noi? Così facciamo un iftar insieme e capisci cos'è il Ramadan, cosa vuol dire. Ci sono tante associazioni qua in Torino. E questa è una casa dove vivono 9 ragazzi richiedenti asilo. Abitiamo insieme, organizziamo cena insieme, attività insieme. Un'accoglienza dei migranti diversa che non sia diventa un centro, diventi un po' i fantasmi della società. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anche non solo che stare senza mangiare, senza, quando dobbiamo stare senza parolacce, senza bugie, senza insultare nessuno, se no Ramadan non serve a niente. Il Ramadan è il mese di pace. Non importa dove sei, l'importante è chi sei. Sono contento che Adem viene in palestra con noi, conosci già i miei amici. Ha fatto la lezione di prova, si è comportato benissimo, ha fatto le cose che fanno tutti i miei ragazzi insieme e in più ha portato e ha ricevuto rispetto. Sembra che sono nuovo, cioè, e lo facevo da quando avevo 10 anni. Lo sport ti aiuta proprio a livello cerebrale, a livello mentale, a livello fisico, a livello di tutto, a rapportarsi con le persone, no?